delle nostre sexy commesse. Facciamo un applauso alle nostre sexy commesse. Magari abbiamo tempo per un solo libro, scegliete voi quale. Parla d'amore. Quello di Lucia d'amore, che parla d'amore? Stasera. Così non ci dicono e parliamo sempre solo bravo, di sesso. Bravo, sempre solo di sesso. Oh. Allora Lucia, che cosa ci porti? Che libro è? Una lettura molto simpatica, la consiglio a tutti. Ok. Allora, il titolo del libro che ho portato è Uno splendido disastro. Che uno splendido disastro. Perché a volte noi donne siamo un po' disastri in tante situazioni. Però splendido. Splendido, splendido. Ci piace ovviamente. Specialmente a mamma Daniela, sì, andiamo avanti. Va bene, è una storia che scorre, i protagonisti sono due ragazzi che frequentano un college. Bene, chi l'ha scritto innanzitutto? Allora, Jamie Maguire. Ah, perfetto, bene. Sì, quindi è un autore contemporaneo. Certo. Allora, passo subito alla trama. Alla trama. Passa. Sì, passa allora, Abby è una ragazza che è in fuga dal suo passato, un passato tormentato dove ha una storia familiare abbastanza particolare. Bene. Travis è il cosiddetto bello e dannato, piace a tutte, e Abby si è giurata che praticamente gli deve star lontano perché non è il tipo adatto a lei. Bene. Ovviamente accade che frequentano lo stesso college e i loro occhi si incrociano e giustamente lei sente queste famose farfalle nello stomaco. Le farfalle nello stomaco. Abbiamo parlato questa sera. E parte la scintilla. Beh, c'è una scommessa dove loro sono costretti a stare per 30 giorni ad abitare sotto lo stesso tetto di questa casa. Una sorta di Decamerone questo. Di Decameron. E quindi c'è questa conoscenza. Ipse dixit, io non andrò subito a controllare. Controlliamo e lo portiamo per Marinelli, questo è il tuo compito per la prossima puntata. Ci penso io, grazie. Prego. E scatta l'amore, quindi ecco, i tempi sono stretti, scatta questa splendida storia d'amore dove queste due personalità totalmente diverse si scoprono. E la storia è meravigliosa. Bene, andiamo, bene. Leggiamo, non riveliamo il finale, però leggiamo un estratto. Esatto, un estratto. Quello che Lucia queste stesso. Sono parole che praticamente lui dice a lei. Allora, sa che siamo incasinati, d'accordo? Io sono impulsivo, irascibile e ti sento dentro, come mai mi era capitato. A volte ti comporti come se mi odiassi, un minuto dopo hai bisogno di me. Non ti faccio mai niente di giusto e non ti merito, ma maledizione, Abby, io ti amo. Ti amo più di qualsiasi cosa o persona abbia mai amato. Quando ci sei tu non mi servono alcol, soldi, incontri né storie di una notte. Tutto ciò che mi serve sei tu, sei l'unica cosa a cui penso, di cui sogno, sei tutto ciò che voglio. Beh, facciamo un bel applauso. Aspetta, becchiamo questo momento cultura, altissimo picco di cultura, Daniele, poesia. Nella vita non importa con chi vai, ma con chi vieni. Ok, momento cultura distrutto. Grazie per aver distrutto. Imbarazzo. Hai veramente buttato a terra quello che abbiamo costruito in questi 5 minuti. Anna Laura, a te. Allora, diciamo che il mio libro è prettamente di amore, ma strano, un misto. 100 colpi di spazzola. Ah, bene. Parla di questa da Melissa P. Melissa P. Parla di questa ragazza adolescente di 16 anni che vorrebbe scoprire l'amore, ma gli si propone in una maniera un po' particolare, perché lei lo scopre sotto una veste diversa e un po' irruenta. Quanto inizia ad avere delle relazioni con uomini più grandi, con uomini un po' particolari, con diversi uomini, più di uno, e anche con molte donne. Quindi invece di trovare l'amore, lei si trova in un tunnel dove non riesce a uscire, perché poi queste situazioni gli piacciono. E quindi lei continua ad esplorare questo mondo, diciamo che è un'adolescenza un po' particolare, però non gli dispiace, anche se guarda, un po' dura da superare. Io vado al ricordo, l'ho letto diversi anni fa, però ricordo che lei sì, un po' era intrigata da queste situazioni un po' particolari nelle quali un po' si trovava e un po' veniva coinvolta, però non so se, vado così a memoria, se lei era anche un po', non infastidita, ma proprio
rosa dentro da questa situazione, cioè sì, le dava più infelicità, portato comunque uno che scompenso, no? Cioè a livello proprio di persona viveva un disagio, sì, un'adolescenza massacrata, perché tra giudizi poi si trova in situazioni ambigue, quindi ha vissuto cose più grandi di quello che lei realmente è dei suoi 16 anni. Sì, sì, sì. Poi il diario mi sembra che attraversi anche un paio d'anni della sua vita, nel senso che poi cresce durante. Vabbè, comunque consigliamo nella lettura, se hai un passo per noi. Sì, un passo. Allora, non ho badato alla mia vergogna, l'ho scacciata via subito ed ho fatto quello che mi aveva chiesto di fare. Ho sentito il suo membro diventare duro e grande. Mi ha preso per le ascelle e mi ha sollevata verso il letto. Mi ha messo come una bambola inerme sopra di lui e mi ha indirizzato la sua lunga asta verso il mio sesso, ancora così poco aperto e così poco bagnato. Voglio farti sentire dolore. Dai, urla, fammi sentire che ti sto facendo male. In effetti il male c'è stato. Sentivo le pareti bruciare e la dilatazione avvenuta controvoglia. Urlavo mentre la stanza buia mi girava intorno. L'imbarazzo era andato via e al suo posto c'era solo il desiderio di farlo mio. Un applauso. Ricordiamo il titolo del libro. Ricordiamo il titolo del libro. 100 colpi di spazzola. 100 colpi di spazzola. Quindi altro momento cultura, altra poesia. Simone, ricordati che i piselli cambiano, ma i cuori sono sempre quelli. Allora! Grazie. Momento culture, momento culi. Il poeta pervertito Marinelli, ciao mamma di Marinelli. Allora, adesso passiamo ad una rubrica veramente. Allora, a chi piace la cucina? Manu, ti piace la cucina? Beh, sì. Hai mai invitato qualche maschietto, certo che sì, a cena? Hai mai cucinato? Sono anche molto bravo a cucinare. Lucrezia, sei brava a cucinare? Hai mai cucinato? Sì, cucino. Cucina. Hai mai, sei mai arrivato al cuore di un uomo passando per il suo stomaco? Ho cucinato delle cenette. Dimmi una cosa che ti è piaciuta di più cucinare, quella che è un piatto particolare che hai fatto. Piatto particolare. Canto, una quello cosa che ti piace cucinare. Oppure che faresti? Il tuo cavallo di battaglia. Una pasta, un primo molto. Aglio, olio e peperoncino. Che è una cosa bella carica. La ricetta della mano invece dice che faccia le tagliatelle col culo. Ah, Luca! Sì, antipasti di pesce, però hai capito la mano come si tratta? Bene, quindi direi che andiamo a cena tutti dalla Manu e dalla Lucrezia al più presto. Questo è per introdurre il momento della ricetta hot di Facciamo l'amore? Prima di questo momento, scusa Anna se ti interrompo. La nostra sexy gelataria. Volevo un attimo interagire con il mio socio, perché volevo dirti, Guerriero, già questa settimana, molto presto, quindi già da penso domani o massimo dopodomani, uscirà il nuovo video promo per la quinta puntata. Abbiamo qualcosa in mente di carino? Sì, certo, assolutamente niente. Assolutamente. Aspettatevi un grandissimo video promo. Un consiglio per tutti, perché qualcuno mi ha detto il video, sì, tanti l'hanno guardato, non l'hanno visto, più di 5.000 visualizzazioni. Abbiamo superato le 6.000. Abbiamo superato le 6.000, sì, quindi sì. Grandi visualizzazioni, però mi ha detto, ma vabbè, che c'è il video? Stiamo per superare le 6.000. Sono due ragazze che parlano, il video va guardato dall'inizio alla fine. In fin dei conti, un minuto e tredici. Quindi dedicate un minuto e tredici della vostra vita a guardare il video e vedrete che vi faremo sorridere, perché quello che noi vogliamo è comunque farvi. Ovviamente abbiamo una grande idea per il promo numero 5, stavamo scherzando. Adesso la nostra sexy gelataia con la ricetta di oggi, che è? Allora, la ricetta di oggi è asparagi alla cupido. Asparagi alla cupido, sì. Evviva l'amore. Bene, quindi parliamo un po' dell'asparago, che dice che fin dai tempi molto antichi gli asparagi venivano considerati altamente afrodisiaci. I greci addirittura consigliavano di mangiarli con moderazione. Bene. Per non incorrere in effetti secondari non molto piacevoli. Per la vostra serata romantica, ecco dunque un piatto raffinato e leggero che è accompagnato del buon vino bianco, secco, alle note del Clair de Lune di Debussy. Vi farà sentire più innamorati che mai. Benissimo. Quindi abbiamo gli ingredienti per 3 persone. 400 g di asparagi ben lavati e puliti.
due uova. 80 grammi di ventresca. Fattici sentire, di tonno. Ventresca di tonno. Due cucchiai di olio d'oliva. Olio. Una cucchiaiata di capperi. Di capperi, beh. Un succo di un limone. Sale. Sale. E un pizzico di paprika. La paprika. Paprika, vabbè, la paprika ci sta bene. Dai, vabbè. Un po' di. Allora, poi andiamo al procedimento. Procedimento. Amalgamiamo tutto quanto. Sì. Cuocete gli asparagi al vapore e fateli raffreddare. Frullate i tuorli d'uovo con tutti gli ingredienti e aggiungete la crema ottenuta dagli albumi che avete montato a neve. Proprio a livello di montaggio. Ben ferma, quindi. Disponete gli asparagi su due piatti e ricopriteli con questa spuma. Ricordate che gli asparagi si mangiano con le mani o con le apposite pinzette. Oppure di spugna. Bellissimo. Quindi mangeremo gli asparagi li mangiamo con le mani. Allora ci siamo, socio. Allora ragazzi, anche per questo lunedì siamo arrivati alla fine del programma, di questo splendido programma. Io volevo ringraziare tutti i presenti e sono il Daniele Marinelli, il poeta Anna Mocano, la gelataia sexy, Anna Laura e Lucia le sexy commesse, Luca De Falco il porno fotografo, Simona la valigia rossa, sempre un piacere la tua rubrica averti qui, Manu, la presentatrice più bella di Marche Abruzzo, okay. Flavia, l'avvocato del Fred, il nostro caro amico e speriamo anche futuro avvocato, e ringraziamo gli avvocati di R9 che ci fanno restare qui un altro lunedì, Mattia Valentini, Andrea Petrucci, il cantante dal Dopo Sanremo, grande ospite con noi anche questa sera, ti ringraziamo, Lucrezia Di Febo che ha fatto innamorare la metà dello Lucrezia studio, Lai. Silvia Sebastiani, ti ringraziamo te e tutto lo staff del Medusa, ce lo bacerai uno per uno, Simone Di Pietro, la pizzeria Saturnia, e Andrei Deda, il nostro sexy spogliarellista. Socio, dici tutto, dici, ma volevo semplicemente dirvi una cosa: complimenti e veramente, veramente bravi per questa trasmissione. Ma soprattutto per voi che siete due DJ, forse veramente i più bravi. Ma ci vuole tutto lo staff, ma veramente complimenti per questa trasmissione. Veramente bravi. Manu, tanto non te li ridò, devi prenderti 200 euro, vergognoso. Non te li ridare. Ci devo rimettere 50 euro. Ci devi dare qualcosa di più, dacci qualcosa di più. È arrivato il momento del confini a vicenda. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fino all'una, fino all'ora tarda. Sappiamo che siete sempre di più. Seguiteci, rimanete con noi. E vi vogliamo bene. Vi vogliamo veramente bene. Ricordatevi che facciamo l'amore fa bene all'amore e fa bene all'umore. Ciao, grazie a tutti.